Assessore Sorgia, oggi l'annuncio sarà dunque blanco ad animare il capodanno dei Cagliaritani. Perché questa scelta? Abbiamo fatto diverse valutazioni, gli artisti proposti erano talmente tanti per tutti i gusti e per tutta l'età. Abbiamo voluto puntare su un artista di fama nazionale e internazionale, soprattutto per venire incontro alle aspettative dei giovanissimi. Giovanissimi e giovani che hanno avuto veramente tantissimi disagi nei 2 anni precedenti a causa della pandemia, sembrava corretto che chiaramente poter dare loro la possibilità di potersi divertire senza eccessi. Io mi affido al loro grande senso di responsabilità perché da questo banco di prova dipenderanno quelle scelte per altri eventi tipo questo in città. Cosa sappiamo sul programma e sugli orari? Ma è un programma che è ancora in fase di allestimento. Sappiamo già che viste le tantissime persone, si stimano circa 20.000 presenze in città dalle stime che hanno fatto gli organizzatori sulla base dei precedenti concerti di Blanco nel resto d'Italia. Per mantenere l'intrattenimento partiremo dalle 18 fino a oltre le 24. Gli altri artisti diciamo di spalla sono ancora in fase trattativa, per cui poi a quanto prima proporremo l'intero tabellone. Che impatto avrà dal punto di vista turistico per la città questo evento? Ma è sicuramente importante, l'abbiamo fatto anche in quell'ottica, perché essendo magari i minorenni, i giovanissimi che possono arrivare dal resto della Sardegna, ma anche da altre parti d'Italia, sicuramente non arriveranno da soli, ma verranno accompagnati o da entrambi i genitori o da uno dei due genitori, e in quel caso sono delle presenze importanti in città, almeno da 1 o 2 giorni prima. In quel senso daremo un po' di respiro alle attività ricettive, alle attività produttive. E sono sicuro che ci sarà un aumento del PIL cittadino in quei giorni importanti e sono veramente felice perché le difficoltà che hanno affrontato le attività produttive e turistiche in questi 2 anni e mezzo sono state veramente tante.